Flavio, per sabato scorso avete organizzato l'ennesima iniziativa di solidarietà portando doni e sorrisi ai meno fortunati. Di che cosa si tratta? Allora, si tratta di Babbo Natale arriva da voi. L'abbiamo organizzato con due associazioni, uno è Fanese mentre l'altra è di Castelvecchio, Vintage Garage e Vespa Cleffano. L'abbiamo organizzato questo qui, questo evento, diciamo, questo addono, tramite un nostro ristoratore che ci ha dato l'input a questa iniziativa. Quindi abbiamo portato giochi acquistati qui in loco a Fano, abbiamo portato giochi e quant'altro a queste due, diciamo, queste realtà del territorio. Una di San Michele, che è casa famiglia, carezza di Dio, e all'Oasi dell'Accoglienza. Come sempre, Babbo Natale è generoso, quindi in questo momento si è sentito il dovere, dopo due anni di Covid e quant'altro, siamo ritornati con le nostre forze ancora più forti a questo dono verso gli altri che hanno meno fortuna di noi. E com'è stata l'accoglienza? Beh, l'accoglienza è un'accoglienza bella sempre, perché i ragazzi, quando vedono Babbo Natale, a noi ci fa venire le lacrime, come persone che dimostriamo, portiamo affetto, portiamo amore, quindi è una realtà che ti tocca realmente, è un'esperienza che tutti gli anni è bella. E dove possiamo incontrarvi prossimamente? Prossimamente abbiamo il Volley della Befana il 3 di gennaio 2023 e il 6 di gennaio in piazza a Fano. Quindi ci trasformiamo anche lì, il Vespa Club con l'associazione Vintage Garage, ci trasformiamo e diventiamo tutte Befane. Befane è anche bello anche in quella maniera, perché poi riscuotiamo sempre l'affetto dei bimbi, Babbo Natale e Befane.